Se volete acquistare crediti, passate dal link in descrizione. Pagina Facebook, sono italiani economici, veloci e affidabili. Link in descrizione. E se vi servono PSN Card, Xbox Gift, oppure PlayStation Plus, oppure Xbox Gold, potete trovare il link qui in descrizione. G2A, sono veloci, sicuri e affidabili. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovispo dello staff di NMF e benvenuti nella player video di Alexandro nella sua versione in form con 87 di rating. Prima di continuare la nostra player review, vi invito a lasciare almeno 80 like o mi piace per questa carta e per questa review, a condividere questo video, a iscrivervi al nostro canale Telegram, link qui in descrizione, a questo canale YouTube, mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook, seguirci su Instagram e se vi va seguiteci anche nella sezione community di questo canale, dove posteremo sondaggi e post e altre cose ancora. Alexandro in form è un'ala sinistra. Vi dico già che il ruolo per me è un contro, ragazzi, perché in base alle statistiche, in base anche a quello che dimostra in campo, me lo vedo più naturalmente come terzino o al massimo esterno, perché comunque se fosse stato un terzino avrebbe avuto un'ottima difesa e un ottimo fisico, perché in carta le dimostra e così anche in game. Ma veniamo anche ai pro. Per me velocità scatto ottimo pro, perché comunque è un giocatore che nella velocità massima è davvero difficile da raggiungere e tutto sommato in generale ha una buona velocità. Come altro pro gli ho dato i riflessi. I riflessi sono la velocità con cui un giocatore riesce ad una situazione, in pratica la reattività del portiere sarebbe a dire. E lui ha 88 in carta, in game si sente. Freddezza 84, dribbling 84, controllo palla 83, 80 agilità, 80 equilibrio, 83 di dribbling in generale. Che tutto sommato non è proprio maluccio, però ha 3 stelle skill che per me non sono un contro, ragazzi. Come altro pro gli ho dato il passaggio, 78 in generale. Ottimi cross, ottimi passaggi lunghi secondo me. Ottimo effetto anche nel passaggio, ottima visione di gioco. E usa per lo più il mancino, il suo piede preferito, e devo dire nonostante questo ha un tiro discreto. Discreto perché comunque finalizza malissimo. Come contro gli ho dato proprio la finalizzazione, ma se sapete tirare col finesse shot qualche gol lo farete con lui. E io vi dico che se dovete tirare dalla distanza, se dovete tirare anche un tiro semplice, sarà un po' difficile che possa far gol. Come già detto a inizio review, se fosse stato un terzino gli avrei dato sicuramente la fase difensiva come pro. E tutto sommato comunque contrasta bene in piedi, intercetta anche discretamente, quindi no, per me questo ruolo è davvero un contro. Come altro pro però la resistenza 94 in carta. Ed è una cosa positiva, soprattutto secondo me per un'ala, perché un'ala corre davvero tantissimo sulla fascia. Lui ha la resistenza ed è una cosa che a me piace. La forza fisica è discreta, l'aggressività anche. Il colpo di testa in generale non è dei migliori secondo me. Come workrates abbiamo alto. Diciamo non è l'ideale per un'ala secondo me. Come tratti abbiamo dribblatore veloce, specialità nessuna. Come alternativa vi dico Mané. Tra le icon Overmars nella nazione secondo me non ce ne sono, a parte Coutinho ragazzi. Nella Lega vi dico Insigne, dello stesso livello. Basandomi sul tiro, sulla difesa e sul fisico davvero non ci sono proprio alternative secondo me. Oppure vi potrei dire un Sané Player of the Month, Potm, ma sarebbe davvero un'eccezione. Come stilintesa qualcosa che vada ad aumentargli il tiro. Come prezzo 190.000 crediti è un prezzo abbastanza alto, ma secondo me se fosse stato un terzino avrebbe avuto un prezzo anche maggiore. È una carta da provare ragazzi, vi dico no, perché in Serie A comunque abbiamo Insigne che secondo me se la cava alla grande come ala. Abbiamo anche Perisic volendo, quindi vi dico no. Dunque ragazzi, il voto per questa carta che io gli ho dato è un 8 pieno. Tutto sommato di per sé è un'ottima carta, ma come ala non ve lo consiglio. Al massimo mettetelo esterno. L'ho provato come terzino in una partita e devo dire mi ci sono trovato meglio come
terzino, ragazzi. Ditemi voi cosa ne pensate di questa review. Se vi è piaciuta lasciate un mi piace, se non vi è piaciuta ditemi il motivo tramite un commento qui sotto. Qui c'è Vispo, vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!